Lucia Ferrari, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione, ha avuto modo di raccontarsi in un'intervista. Ecco cosa ha rivelato. Scopriamo insieme tanti nuovi dettagli. Ormai siamo quasi alla metà di agosto. È sempre più vicino il momento in cui torneranno i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, con la nuova edizione che promette grandi novità. Per questo 2024, infatti, in autunno sembra che siano previste tre serate speciali condotte da Silvia Toffanin, con protagonisti degli ex allievi della sezione canto. E, ancora, presto ritornerà il pomeridiano, i daytime e tutte le novità. Ma nell'attesa di questa edizione andiamo a conoscere meglio Lucia Ferrari, ex allieva di Emmanuel Lo. Lucia racconta della sua amicizia con Dustin. Lorella Cuccarini intervista Lucia Ferrari, ex partecipante di Amici di Maria De Filippi di quest'anno, al suo format YouTube, Dimmi di te. Tra le domande poste dall'ex showgirl ce n'è una che riguarda la persona con cui ha legato di più all'interno della casetta. La ballerina non ha dubbi e subito pensa a Dustin, anche lui ballerino e proveniente da un altro continente. Lucia ripercorre come si sono conosciuti e come è nata un'amicizia molto forte. Ecco cosa ha dichiarato. Amici, Lucia su Dustin. E, un'anima molto pura. Sicuramente con Dustin, dai provini, perché lui ha sentito che ero americana e io l'ho preso in disparte e ho iniziato a parlarci da luglio dell'anno scorso e ci siamo trovati bene subito. Lui prima dell'ultimo provino, che abbiamo fatto insieme, è venuto a un mio spettacolo per guardare, ha conosciuto tutti i miei amici. Non sapeva parlare bene l'italiano però se l'è cavata bene lo stesso. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Penso che è molto simile a me, perché comunque anche lui sta lontano da casa, sta capendo le cose, sta andando dove lo porta il vento e penso che è un'anima molto pura, molto divertente. Amici, che progetti ha Lucia per il futuro? Lorella Cuccarini domanda poi a Lucia quali sono i suoi progetti per il futuro. Sembra proprio che la ballerina resterà nel nostro paese. Penso che per il momento vorrei restare in Italia e vorrei continuare a creare una cosa qua, portare avanti studiando con i miei insegnanti che ho qua a Roma e piano piano, come ho detto prima, iniziare a insegnare le lezioni mie. Portare in giro un po' di più il lyrical jazz e studiare il più possibile, fare audizioni, lavorare. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Faccio un po' di stage. Uno a luglio, due a settembre, faccio un po' eventi qua e là e inizierò a fare delle open abbastanza frequentemente a Roma.